sala ho cominciato la mia esperienza 5 anni fa dedicandola a Marco Biagi, presentando qui la giunta, e ho voluto fare il passaggio qui invece che all'ingresso del palazzo come fece Formigoni con me. E poi un'altra novità, un'altra differenza è che non gli do la campanella, ma gli do, perché noi siamo gente concreta, i principali focus del programma regionale di sviluppo 2013-2018 divisi in 4 aree, in modo tale che lui abbia contezza non solo di quello che abbiamo fatto, ma anche dei dossier che sono sul tavolo e che, di cui lui dovrà occuparsi a cominciare da oggi. Cominciare dalle tante cose che abbiamo fatto, completare la riforma del sistema sanitario e soprattutto la battaglia per l'autonomia, che diventa straordinariamente importante. Su questo tema ovviamente gli darò una mano, ne abbiamo parlato, perché può essere davvero l'inizio di una stagione nuova per la Lombardia e per i suoi cittadini. Io sono sempre a disposizione, naturalmente. Nella mia vita nuova farò tante altre cose, ma se c'è bisogno di dare una mano non mi tiro indietro. Tullio Fontana è bravissimo, ha una squadra, quella che sarà assolutamente di persone competenti all'altezza, e quindi in una fase iniziale immagino che magari ci sentiremo più spesso, ecco, ci sentiremo un po', ma tutto qua. Non c'è nessun ruolo che io voglio avere in regione, ci mancherebbe. Non è finita, è cominciata. È cominciata con l'accordo, il preaccordo che abbiamo firmato, e da allora non ci sono state novità. Adesso il presidente Fontana riprenderà il pallino in mano, in attesa però del nuovo governo. Ci deve essere il nuovo governo a Roma, finché non c'è il nuovo governo non succede niente di nuovo. E lo farebbe un governo con i 5 Stelle? Chiedete a Salvini. Il dialogo è sempre utile e necessario, un conto è il dialogo, un conto sono le responsabilità di governo, naturalmente. Qui c'è una maggioranza stabile, forte, di centrodestra, che anche nel 2013 era diversa da quella che c'era a Roma, se vi ricordate, no? Quindi Lombardia andrà per conto suo da questo punto di vista. Sono tante opinioni. Io penso che la Lombardia avrà da guadagnare se a Roma ci sarà un governo, perché è l'interlocutore necessario, indispensabile per l'autonomia. Quindi fino a che a Roma non c'è un governo rimane tutto fermo. Prima c'è un governo a Roma, prima riparte il confronto sull'autonomia, questa è l'unica cosa. Dopodiché che governo ci sarà? Mi auguro che sia un governo stabile di legislatura, proprio dal punto di vista dell'autonomia, perché serve questo per completare il processo, che vuol dire un accordo con il governo sulle altre materie, e poi il Parlamento, una legge a maggioranza qualificata, percorso tutt'altro che facile. Quindi mi auguro che ci sia un governo di legislatura a guida leghista con Salvini Premier, e allora potrei dire l'autonomia arriva. Ho chiuso con gli incarichi istituzionali, non voglio incarichi istituzionali, è stata una scelta che ho fatto io. Con la politica non si smette mai, non si smette mai di fare politica, ma gli incarichi istituzionali no, faccio altra cosa nella vita.